Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro. E oggi parleremo un'ora di storia, no? La solita storia che noi troviamo scritta molto poco sui libri ufficiali, ma scritta altrove. E come nostro solito, di solito noi pubblichiamo e trasmettiamo questi eventi, queste chiacchierate il venerdì sera. Però quest'oggi, e dopo il breve video, capirete perché oggi stiamo trasmettendo di mercoledì. Con la potente raccomandazione e i buoni uffici del cardinale Ortona Natta, che si era mostruosamente innamorato di lui, Fantozzi riuscì finalmente a farsi assegnare un appartamento a riscatto lungo le mura dello Stato Pontificio, a Porta Pia. Quella è la casa, eh? Che Oh, Pina, tu bello! prendi qui il Sì. daguerrotipo del padre di Ortona Natta e tu, Mariangela, porta dentro questo e io prendo Ma che cos'è questo? È una bottiglia speciale questa. Oggi voglio festeggiare. È un grande giorno. Mariangiolina, vai lì. Vieni, I bicchieri, i bicchieri. Oggi è una gran giornata, eh? Oggi, 20 settembre 1870. cosa succede, Ugo? Festeggiano, fanno i fuochi, fanno. Ah. Comunque, oggi è un grande giorno. Perché finalmente la famiglia Fantozzi ha una casa propria! Su, brindiamo alla vostra fortuna! Aveva installato la camera da pranzo sulla breccia di Porta Pia. Senta! Ma dimentica la po... una... mai visto? Che breccia! Bene, avete visto un volto notissimo del cinema italiano che oggi non c'è più, Paolo Villaggio nei panni di Fantozzi, che entrava in una casa a Roma proprio il giorno in cui ci fu la presa di Roma da parte dei bersaglieri. Quindi 20 settembre e ricorre l'anniversario, secondo la storiografia ufficiale, del 20 settembre 1870, che la Vulgata Domigande chiama la breccia di Porta Pia, ma noi sappiamo che c'è stata la fine del millenario Stato Pontificio e la definitiva affermazione dell'unità d'Italia. E con chi ne parliamo? Ne parliamo con una persona espertissima in materia e che ci viene a trovare spesso perché è uno storico a 360 gradi e diciamo che è preparato un po' in tutti i campi. Parlo di Francesco Maurizio Di Giovine. Ciao Francesco, come stai? Bene, grazie. Ciao, buonasera a te e a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Francesco, ho fatto volutamente passare quel video di Fantozzi che è un po', diciamo, ironico, che fa un po' sorridere, perché poi ti faccio subito la domanda a bruciapelo prima di entrare sull'argomento. Qua ci sta chi dice che la breccia di Porta Pia sia stata una pura formalità che non si è combattuto, che non si è fatto nulla, e chi invece da parte della Vulgata dominante che sia stata una pagina eroica della storia italiana. Tu invece che l'hai studiato a fondo quella giornata, quel periodo, che cosa mi dici? Che cosa è successo quel giorno? L'esercito italiano il 20 settembre entrò in Roma dopo 5 ore di cannoneggiamento su tutti i punti nevralgici della città. Questo assedio era stato preparato dall'esercito italiano, dal generale Cadorna, meticolosamente. Ciò nonostante la resistenza che gli zuavi pontifici e tutti gli altri corpi dell'armata pontificia seppero dare contro l'esercito italiano è fortemente significativa. È tanto significativa che è stata assolutamente cancellata dalla memoria storica di questo paese. C'è da aggiungere una cosa. Lo Stato Pontificio ebbe un comandante, il generale che era anche ministro della difesa, Hermann Kanzler, che quel giorno delineò un capolavoro di strategia militare. Perché?
perché da sue informazioni aveva saputo che l'esercito italiano puntava a entrare da quella che poi è diventata famosissima la Porta Pia, cioè a entrare tra la Salaria e il Pincio. Ecco, cosa successe in questa zona fortificata dallo Stato Pontificio? Il generale Kanzler volle umiliare l'esercito italiano perché lasciò a difesa di Porta Pia soltanto un piccolo raggruppamento di zuavi pontifici, tra i quali vi era un principe reale cattolico, Don Alfonso di Borbone, fratello di colui che sarebbe diventato il re legittimo di Spagna, Carlo VII di Borbone, il re carlista per eccellenza. Ebbene, il grosso dell'esercito pontificio fu mandato in altre zone della città, precisamente dopo San Giovanni Laterano, dove Bixio bombardava in un modo assolutamente criminale non solo le mura pontifici, ma anche i tetti delle case civili. Bene, questa resistenza durò veramente 5 ore e i piemontesi, consapevoli dell'umiliazione subita, nonostante i patti di capitolazione, arrestarono gli zuavi pontifici e li detennero nella caserma Macao per 2 giorni oltre il 20 settembre. Cosa successe il 20 settembre quando i piemontesi entrarono? Entrarono da Porta Pia e il pontefice fece alzare immediatamente la bandiera su San Pietro. Questa bandiera della fine delle ostilità si vedeva da tutta Roma. Ciò nonostante, i piemontesi la ignorarono e andarono oltre per poter conquistare e fermarsi più territorio possibile all'interno della città. Rastrellarono tutti i soldati pontifici che trovarono e li concentrarono in piazza San Pietro per poterli poi far evacuare da Roma, tranne un centinaio di zuavi pontifici che furono detenuti in carcere. Perché? Perché l'odio verso coloro che avevano resistito in armi, in una posizione veramente facile per i piemontesi italiani per entrare, è molto difficile per resistere da parte dei pontifici, fu lo smacco più clamoroso di quel giorno. Questo è l'inizio. Ma non è tutto. Al seguito degli soldati entrarono 15.000 italiani volontari, no, erano 15.000 manigoldi che girarono per la città con l'ordine degli italiani di far, e col terrore che imponevano, di far mettere fuori dai balconi il tricolore italiano per poter dimostrare a Babbo Morto che la città aveva accettato di buon grado l'entrata dei cosiddetti liberatori. E questa è la storia. Molte suore che furono incontrate per strada furono buttate nel Tevere, molti soldati furono ammazzati, furono feriti. Quel giorno fu un giorno di vergogna per la storia nazionale italiana. Beh, la stessa vergogna che si è vista nella Repubblica Romana del 49, dove praticamente ce la fanno passare come il popolo romano che grida la libertà, mentre invece era indifferente, nulla aveva a che fare con quel pseudo tentativo di rivoluzione mazziniana garibaldina. È la stessa poi che abbiamo visto a Napoli nel 60, quando furono costretti a scarcerare, utilizzare la camorra capeggiata da Torre Crescenza per creare una claque e far finta che potesse esserci un consenso popolare, quando ben sappiamo che Cavour era preoccupatissimo con la farina e con lo stesso Villamarina, che praticamente la città di Napoli era indifferente e non accettava assolutamente l'invasione certo. garibaldina. Però in questo caso, mentre lì, come ci dice la Pellicciari, sui panni sporchi di Mille furono tutti i garibaldini che si macchiarono di crimini, di malversazioni, di ruberie incredibili, qua invece bisogna additare completamente al neonato esercito italiano, o mi sbaglio? Guarda, qui è la storia, se vogliamo raccontare la storia nel modo più corretto possibile, dobbiamo dire che ci furono dei reparti che furono ferocemente ostili ai pontifici, e in particolar modo agli zuavi. Allo stesso tempo c'è da dire che molti ufficiali italiani, la stragrande maggioranza, si ricoprirono di onore
perché intervennero per evitare gli eccessi nelle violenze. E questo va detto a onore e dignità del soldato italiano. Anzi, c'è qualche pagina in più. Ci fu un ufficiale italiano che rimase ferito e finì in ospedale. Durante la degenza in ospedale ebbe modo di riflettere ed ebbe una grandissima conversione. Chiese di essere ricevuto da Pio IX. Pio IX lo ricevette, nella sua grande umiltà e generosità lo ricevette. Questo ufficiale chiese scusa al pontefice se aveva combattuto contro l'armata cristiana del suo esercito e successivamente si fece sacerdote. Ecco, pagine in cui la storiografia militare italiana non ha voluto mai approfondire perché le sentiva come un senso di vergogna. Bisognava diffondere lo spirito laicista che effettivamente c'era in tante parti dell'armata. Ma c'è da dire questo, Francesco, la storia ufficiale omette anche di dire che quando ci fu entrare a Porta Pia ci fu un certo Luigi Ciari che col carrettino portava il suo cane sopra, con scritto sopra un cartellino Pio IX. Sì, il cane si chiamava Pio IX. Era calvinista, protestante. Adesso non e so. Nel carrettino sai cosa c'erano? Le Bibbie protestanti. Lei era protestante. Il popolo romano. Luigi Ciari. Sì, sì, sì. È tutta storia vera, eh? Sì, sì, ma là c'è da dire questo, facendo un preambolo su quello che è accaduto, è che come al solito i piemontesi, siccome avevano dei patti con i francesi, perché i francesi hanno dato una mano importante per prendere il regno delle due Sicilie, praticamente come loro, i francesi, subirono la sconfitta, là è stato proprio l'inizio della fine della Francia, di Sedan. Loro non ci pensarono due volte ad aggredire Roma. Certo. Sapevano che i francesi non potevano più difenderla. Lo stile italiano, lo stile che fu inaugurato dai piemontesi, appena l'amico di ieri o di oggi cadeva in disgrazia, era pronta una nuova alleanza col nemico di ieri. È stato sempre detto, giustificato al fine di raggiungere l'unità nazionale, però lo stile non era veramente quello uno dei migliori, che poi alla fine lo hanno pagato tutti. Casa Savoia ha perso il trono probabilmente per tutte queste iniquità, perse il trono per le sue iniquità contro il mondo cattolico. Ma questo modus operandi ancora oggi, questo modo di fare fa parte, è la colonna portante attuale dell'Italia che noi viviamo, la classe dirigente. Infatti ne raccogliamo i frutti, ne raccogliamo tristemente i frutti. Ora ci tocca ancora una volta iniziare a percorrere un nuovo deserto. Il deserto dei Tartari. Ti volevo chiedere una cosa, parliamo un po' più specificamente di quelle giornate. Noi sai che parleremo anche dei tuoi gloriosi zuavi, però vogliamo parlare un po' della cronaca di quei giorni, come sei, dal punto di vista militare, come sei arrivato a quella battaglia e cosa è successo. E poi dopo parleremo dei zuavi dove tu hai fatto un bellissimo libro. Ce l'ha lì il libro tuo? Sì, ce l'ho qui, eccolo qui. Lo faremo vedere dopo. Sì, sì. Fai vedere. Un lavoro di quanti anni? Dieci anni di cesellamento, di messa a posto, di notizie, di situazioni, di libri che ho dovuto leggere, rileggere, storie contro storie, verificare le verità. È stata una cosa faticosa. Che poi c'è da dire questo, che praticamente si stava armando il mondo intero cattolico per fare un esercito... Sì, la nuova crociata per poter riprendere Roma, ma fu lo stesso Pio IX che disse assolutamente no, quello che è accaduto in Vandea non deve ripetersi qui. Sì, ma lì già nel 1859, cioè quando finì quella che le nostre scuole hanno chiamato la seconda guerra di indipendenza, si capì che il Piemonte non si limitava a voler espandersi nell'Italia settentrionale, ma cercava di penetrare verso sud, e infatti la cancellazione delle legazioni pontificie di Bologna, Ravenna, Forlì
delle Marche è la testimonianza migliore delle intenzioni dei piemontesi. I piemontesi non volevano solo arrivare a Roma, come dimostrarono, ma volevano proseguire a sud per fermare l'ondata rivoluzionaria di Garibaldi e imporre la legalità piemontese, per restaurare un sedicente nuovo ordine e tranquillizzare le popolazioni. E questa è la storia dell'Unità d'Italia. Comunque, nel 1859, il piccolo esercito su base volontaria, pontificio, che si era costituito da pochi giorni e prendeva il nome di tiragliatori franco-belgi, a Castelfidardo scrisse una pagina di eroismo meravigliosa. Ci fu la sconfitta dell'armata pontificia, ma fu una sconfitta talmente piena di gloria che tutti i decorati al valore dell'esercito pontificio ritennero quelle medaglie la vera ed effettiva vittoria. Ma c'è di più: mentre i piemontesi cominciavano a diffondere la menzogna che l'esercito pontificio era costituito da una banda di mercenari irresponsabili, dopo Castelfidardo i piemontesi raccolsero i nominativi di tutti i feriti e di tutti i prigionieri. Quando questi nominativi furono sottoposti al comandante in capo dell'esercito, costui ne uscì dicendo: ma qui ci si potrebbe fare un potremmo definire questi nomi come gli invitati a un ballo a corte di Luigi XIV. C'erano i migliori nomi dell'aristocrazia cattolica di tutta l'Europa. Una generosità che non si è mai più ritrovata nella storia del cattolicesimo. E la cosa triste è che tutti gli studiosi di ispirazione cattolica che hanno subito il trasbordo ideologico verso la Democrazia Cristiana hanno, se non nei primi tempi, minimizzato l'impegno degli zuavi pontifici e di tutti gli altri volontari pontifici, e poi sono arrivati a negarla. E pur finir il 20 settembre di ogni anno noi assistiamo alle celebrazioni di Porta Pia, dove assieme alle delegazioni massoniche, assieme alle delegazioni dei partiti laici, vescovi, cardinali e sacerdoti vanno a rendere omaggio agli eroi del 20 settembre. Eroi, cioè quelli che violarono la Porta Pia. Questa è la triste e desolante situazione in cui io ho visto la sorte storica dei poveri zuavi pontifici che abbandonarono le famiglie, fecero di tutti e vennero a Roma per morire, consapevoli di morire per la difesa del sommo pontefice e per la libertà della Chiesa cattolica. Dopo quegli avvenimenti difficilmente abbiamo visto epopee del genere, se non parliamo di piccole frazioni di militanti cattolici nella guerra civile spagnola che militano tra i carlisti proprio per difendere gli stessi ideali. Ma sai, Francesco, lì poi ci fu il non expedit di Pio IX, ma poi con Leone XIII cominciarono a cambiare un po' le cose, che lui certo, comunque era contro la massoneria, però fece capire che per la nuova situazione mondiale, che dopo 1500 anni era cambiata, comunque la Chiesa doveva in qualche modo partecipare alla vita pubblica, e cominciò a dire Leone XIII: imitiamo loro imitiamo quello che fanno loro per cercare di essere presenti nella vita pubblica, e cominciarono a venire i partiti cattolici, Luigi Sturzo, eccetera, eccetera, eccetera. La Democrazia Cristiana, tu sai che la Democrazia Cristiana doveva essere chiamata Democrazia Cattolica per volontà di Adenauer in Germania, poi all'ultimo momento fu deciso di farla diventare Democrazia Cristiana, non più cattolica. Cristiana è completamente diversa dal fatto di essere cattolico. Certo. Senti, Francesco, raccontaci un attimo perché, cioè, quindi parlaci un po' di questi zuavi, perché questo nome così strano, e soprattutto come nasce questo corpo, quando nasce e se solo soltanto volontari. Sì, allora innanzitutto cominciamo dalla fine: erano tutti su base volontaria. Allora, quando nasce dopo la battaglia di Castelfidardo, è precisamente nel dicembre del 1860, quando il ministro della difesa pontificio decide di
di liquidare i tiragliatori franco-belgi, perché tra di loro ci sono molti animati da uno spirito settario. Bisognava ricostituire l'armata dei volontari su altre basi, su basi assolutamente cattoliche. E allora cosa succede? Che viene fatto un bando in tutte le diocesi dell'Europa, e non soltanto, diciamo in tutte le diocesi della cristianità, e a Roma cominciano ad affluire i volontari. Tra i primi volontari abbiamo il capitano de Charette, pronipote dell'eroe della Vandea militare. E attorno a questo capitano, che era un ufficiale dell'esercito austriaco, e ad altri ufficiali come lui, altri ufficiali francesi, si comincia a costituire il primo nucleo dell'esercito, di questa organizzazione di volontari. Poi viene chiamato il comandante in capo, viene scelto in un generale francese che era un grande nemico di Napoleone III. Questo generale aveva combattuto molto in Africa settentrionale, ricoprendosi di gloria con un corpo speciale che lui aveva creato sul posto, gli Zuavi. Allora viene deciso di chiamare questo corpo, perché gli si dà una divisa che era simile a quella degli Zuavi francesi che combattevano in Africa. Viene disegnata questa divisa e da quel momento questo nuovo corpo viene chiamato degli Zuavi Pontifici. In verità, già prima della battaglia di Castelfidardo, i tiratori franco-belgi erano già chiamati Zuavi, ma il nome ufficiale nasce dopo il 1861. Dal 1861 i volontari, la ferma dei volontari era dai 6 mesi a un anno, però molti rimangono per 10 anni, cioè fino all'assedio di Roma del 1870 e alla caduta di Porta Pia, alla caduta dello Stato Pontificio. C'è da dire, salto di palo in frasca, per dire le curiosità. Quando i piemontesi nel 20 settembre arrivarono a Roma, immediatamente presero in mano l'organizzazione della città. Ora, la città di Roma era retta da secoli dal Senato. I piemontesi vengono mandati dai responsabili del Senato e chiedono i conti, nella certezza di trovare delle irregolarità. Invece i senatori di Roma consegnano tutte le carte e il deposito dei fondi che erano in attivo nell'amministrazione della città, che erano depositati presso il Senato. Anche questa è un'altra pagina che è stata totalmente dimenticata, totalmente cancellata. Perché? Perché noi abbiamo sempre parlato di debito pubblico che nasce in Italia nel 1859 con Cavour per le sue guerre contro l'Austria. Ora, cosa dimostrò il Senato di Roma? Che l'amministrazione pubblica può essere anche in attivo, pur facendo tutto ciò che è necessario per il bene della città. Ecco, questa verità non vuole essere riconosciuta dagli studiosi del nuovo sistema. E queste cose vanno dette, e noi le ribadiamo per dimostrare che il governo, il sedicente governo tirannico dei preti, non era affatto tirannico, ma era un governo utile al benessere della popolazione. E quindi questi Zuavi erano di famiglie nobili, anche facevano parte dell'aristocrazia, oppure era anche del popolo? C'era, come dicono, proprio Popolo Vasce, come era? No, c'era molti appartenevano a famiglie aristocratiche, anche di alta aristocrazia. Molti altri erano di umili origini. Basta pensare a tutti quelli che vennero dalla Vandea, erano contadini, boscaioli, tutti si fusero, da quelli che vennero dalla Spagna, tutti si fusero in uno spirito unitario di fedeltà alla Chiesa Cattolica, di fedeltà e di amore al Papa oltraggiato, al Papa che stava subendo violenza e che sarebbe diventato prigioniero. Cioè, questa è la storia. Non solo, ma soprattutto erano animati da una grande fede. Tant'è che quando Roma cade e gli Zuavi ritornano alle loro case, molti, molti di essi divennero missionari e andarono a convertire le popolazioni e a fare del bene alle popolazioni in Africa ed in Asia.
ci sono pagine meravigliose, biografie meravigliose su questi ex zuavi diventati frati e monaci. E anche questa è una pagina totalmente dimenticata dagli stessi cattolici e dalle stesse gerarchie ecclesiastiche. Sono tutte presenti nel tuo libro, no, queste notizie? Tutti presenti. Un'altra pagina che è veramente commovente, che dimostra l'eroismo di questi zuavi che, ripeto, erano andati a Roma per morire per la libertà della Chiesa e per la libertà di Pio IX. Cosa succede? Nel 1865 ad Albano Laziale ed in altre località attorno a Roma scoppia il colera. La cittadina è terrorizzata, nessuno vuole andare ad assistere questi moribondi o a portarli al cimitero. Partono gli zuavi da Roma, anzi partono da Frascati, vanno ad Albano Laziale e in altre località e con uno spirito veramente francescano entrano nelle case, trovano i moribondi o trovano i moribondi e li portano negli ospedali per farli curare, trovano i morti, li lavano, li vestono e li portano al cimitero. Molti zuavi lasciarono le penne, ne morirono tanti, però anche in questo momento descrissero una pagina di sacrificio, di eroismo, di volontà cattolica che è al di sopra di tutte le tragedie. Queste sono le pagine della storia degli zuavi pontifici. Non si arresero di fronte a niente. Niente. Perché? Perché la vita terrena non gli interessava. Cioè erano lì per difendere lo spirito cattolico, nonostante tutto e contro tutto. È un qualcosa diciamo che loro ancora vivevano per cercare di raggiungere l'eternità, non come oggi che il cattolico è interessato a raggiungere l'immortalità. È cambiato tanto in questi ultimi anni. Purtroppo. Ma gli zuavi, quindi, che numero, cioè, divenne un piccolo esercito, di quanti, che numero era? Cioè, io ho i fogli matricolari, sono due volumi che i reduci stamparono in Francia attorno al 1920, e ogni zuavo che si arruolava riceveva un numero di matricola che a partire dal numero 1 arrivarono al numero 15.000. Quindi nella storia dei 10 anni dalle file degli zuavi pontifici passarono 15.000 volontari. Molti rimasero pochi mesi, molti altri qualche anno, molti altri, la grande maggioranza, per 10 anni. Molti furono espulsi perché non avevano lo spirito adatto. Cioè molti erano stati trascinati ad entrare nei volontari pontifici dall'epopea che si era immediatamente creata attorno a loro. Per non parlare poi degli interi raggruppamenti esteri, cioè una pagina meravigliosa fu scritta dagli zuavi pontifici canadesi. Arrivarono a Roma, nonostante tanti pericoli, qualche giorno dopo, si fermarono in Francia quando seppero che Roma era caduta, per cui il loro arrivo a Roma era inutile. Una nave intera di zuavi pontifici. Dalla casa, sì, questo. E quando ci fu la presa, quando ci fu il 20 settembre, quanti erano in armi? In armi erano un migliaio. Ah, un migliaio. Molto poco. E quindi hanno scritto nelle pagine eroiche e gloriose della fine. Gloriosissime, pagine gloriose. Poi anche quando capitolarono, furono scritte da parte degli zuavi una delle pagine che veramente dovrebbe riempire di orgoglio tutti i cattolici, perché la sera del 20 settembre furono tutti radunati in piazza San Pietro, dove fecero l'ultima veglia per il Papa. Il giorno dopo dovevano passare in rassegna davanti all'esercito piemontese e lasciare tutte le loro armi. Di buon mattino il sommo pontefice venne raggiunto dal generale Kanzler, che chiese a nome degli zuavi pontifici e di tutta l'armata pontificia presente in piazza San Pietro l'ultima benedizione, e il Papa la diede volentieri, aprì la finestra, quella che noi vediamo normalmente quando il Papa attuale esce all'Angelus, il Papa aprì la finestra e benedisse questi soldati, i quali alla vista del Papa si inginocchiarono tutti. Il Papa, di fronte a questa manifestazione di grande fedeltà, svenne. Allora chiusero le finestre e tutti urlarono «Viva Pio IX!». Ci fu un reparto di irlandesi
anche questi si distinsero nella difesa del pontefice in funzione anti-inglese, perché i soldati irlandesi, anche loro volontari, ricordavano l'aiuto che aveva dato Pio IX quando gli inglesi non mandarono le patate e fecero morire di fame gli irlandesi. E per riconoscenza andarono a Roma a difenderlo. Ebbene, quel giorno, quando passarono davanti alle truppe piemontesi che li guardavano, urlarono Pio IX forever, Pio IX per sempre. Pio IX è stato un monumento della storia, non solo della Chiesa. Assolutamente. Un lunghissimo papato, forse il più lungo papato della storia, e purtroppo ha visto cadere il suo stato nato per volontà di Pipino il Grande, che era il padre di Carlo Magno, quando fece fondare il più antico stato d'Europa, che era quello pontificio. Francesco, dimmi una cosa, ma i volontari, che arrivavano fino al massimo 15.000, erano soprattutto nord europei, quindi francesi, belgi, irlandesi, tedeschi, però c'era qualche anche italiani. C'era di tutto. Dunque, gli italiani... Io ora sto facendo una nuova pubblicazione con i nominativi e piccole biografie dei volontari, diciamo, degli stati preunitari, perché fino al 1860-61 provenivano dai regni preunitari, e poi italiani. Diciamo che l'Italia diede un contributo di 750 zuavi pontifici. Diciamo un po' pochini, Francesco, perché se penso a... all'esercito sanfedista che aveva ricacciato lo straniero, aveva liberato Napoli, che arrivarono fino a 50.000-60.000, forse nello Stato Pontificio, forse in non molti credevano che potesse continuare. Oddio, parliamoci di girare le spalle, perché tutto questo volontariato, pure nell'insorgenza, tu lo sai che stiamo facendo le insorgenze per tutto il territorio italiano, tranne i 15 giorni. Ho visto che partendo proprio da campagna marittima fino ad arrivare al nord Italia, i grandi fuochi insorgenti quasi sono sempre durati poco tempo, 14 giorni, massimo un mese, ogni tanto qualche recrudescenza, però poi alla fine si smorzò tutto. Ma pure quindi nel 1870, alla fine, i sudditi di Pio IX non è che fecero tanto per far sì che non sparisse il loro stato, mi sbaglio? Ma dobbiamo contestualizzare gli avvenimenti. Dal 1860 in poi, lo spirito laicista che si era diffuso e il clima di terrorismo verso tutti coloro che manifestavano sentimenti cattolici era enorme. Poi i zuavi italiani furono 750, ma nell'artiglieria, nella fanteria, nei carabinieri esteri vi erano altri volontari italiani, e lì non ci sono occorrerebbe veramente passare degli anni negli archivi di Stato di Roma o delle biblioteche per ricostruire i profili di questi altri volontari che furono utilizzati. Ma comunque c'è da dire una cosa: tutti questi volontari si comportarono dopo con grande dignità, perché rimasero fedeli alla fedeltà al pontefice e alla Chiesa cattolica. Tu sai bene, Francesco, che la Chiesa ormai era spaccata, il giansenismo che è entrato nel XVIII secolo attraverso Napoli, attraverso la Lombardia, aveva spaccato la Chiesa, quindi la metà della Chiesa cattolica era, soprattutto negli alti quadri, nel mondo cardinalizio, cioè negli alti prelati, rimasero troppo tristi per questi avvenimenti, soprattutto no, anche il cuore era spaccato. Però c'è una cosa da dire, aspetta Francesco, c'è una cosa da dire. Però loro non pensavano mai che arrivassero a prendere Roma, infatti cambiò completamente l'atteggiamento di tutto il clero verso i piemontesi e verso l'Europa rivoluzionaria. Tutto venne riconciliato con la prima guerra mondiale, perché la tragedia della prima guerra mondiale, con tutti quei ragazzi, alla fine i parroci, i preti si dovettero riconciliare per dare conforto a questi nostri giovani, soprattutto i tre quarti dell'ex patria napolitana, per poter fare il loro dovere.
Sì, è vero che la Chiesa Cattolica dopo la morte di Pio IX voltò le spalle a un certo mondo, però c'è da dire una cosa, che anche durante il regno di Leone XIII in Italia si sviluppò un forte movimento di cattolici che furono definiti i cattolici intransigenti. Ebbene, tra i dirigenti dei cattolici intransigenti troviamo molti, molti, moltissimi ex zuavi pontifici, che continuarono la battaglia, non più sotto il profilo militare, ma sul piano civile, per gli stessi ideali, difesa del Papa Re. E quindi, come dico appunto, poi tutto cambia con la Prima Guerra Mondiale, no? Sì, 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 beh, anche all'inizio del Novecento, quando Don Sturzo ed altri, Romolo Murri, si impongono tra i cattolici, diciamo per cecità, c'è l'opera dei congressi che fallisce l'obiettivo che aveva Toniolo, che con gli studi in economia si allontana dal vero spirito dell'intransigenza cattolica. E poi si arriva alla Prima Guerra Mondiale, definita da Leone, no, da Benedetto XV, un inutile massacro. Lì ci fu di nuovo la riconciliazione del clero con lo Stato italiano, il neonato Stato italiano. Beh, certo, è lì che si impose col Partito Popolare lo spirito della Democrazia Cristiana, che si è dimostrato nefasto per la storia dello spirito cattolico e della sopravvivenza cattolica, tant'è che proprio questa Democrazia Cristiana ha portato l'Italia verso l'ateismo di Stato. Vabbè, noi parliamo di comunque nasce il cattolicesimo sociale, il famoso cattocomunismo. Sì, esatto. Quindi io, guarda, devo pubblicare una cosa. Il cambiamento radicale che c'è stato nella Chiesa, sai dove lo vedo? Ti ricordi, tu sai bene che noi abbiamo studiato e studiamo, tu sicuramente l'avrai letto tantissimo, della civiltà cattolica che nasce a fine... Cioè, Sicilia e diventa una specie di tamburino di certo. Voce dissonante dell'insorgente contro il mondo rivoluzionario. Beh, oggi certo. La città cattolica esalta le geste di Napoleone. È tutto il contrario. Sì, sì, è tutto il contrario. Cioè, ripeto, il trasbordo ideologico che è avvenuto nel mondo cattolico è impressionante. Impressionante. Tutte quelle che erano verità assodate, storicamente dimostrate ieri, oggi sono negate e cancellate dal patrimonio culturale del cattolico. Questa è la cosa più triste. Possiamo dire due parole su come si arriva al 20 settembre, le dinamiche di campo a livello bellico, cosa succede? Mi guarda, fino al 1869 c'è uno stato di quiete, proprio perché i francesi avevano garantito che i piemontesi, gli italiani, non sarebbero mai entrati in Roma. Nasce il conflitto tra la Francia e la Prussia che... Dopo Sedan, no? Come? Come dopo Sedan, se cambia tutto. Esatto, che diventa un conflitto armato. Con Sedan, Napoleone III, sconfitto, perde il trono, e la Prussia protestante invita gli italiani, invita il governo di Firenze ad accelerare la situazione ed andare verso Roma. È tutto qui, tutto qui. Ecco l'accelerazione. Infatti il governo italiano ordina a Cadorna di attraversare la frontiera di quello che era rimasto, diciamo il Lazio, di attraversare la frontiera pontificia degli stati romani, come ultimamente furono chiamati, ed entrare puntare verso Roma. E questo accade nei primi giorni di settembre, si arriva al 19 settembre, quando Roma è circondata. E lì si ha la pagina definitivamente conclusiva della storia di Roma. Quindi diciamo che la vera gloria a Roma, nella resistenza all'assedio, è limitata al 20 settembre, quindi 5 ore. Sì, sì, il 20 settembre. Anche perché il Papa continuava a dire che non voleva spargimento di sangue, non voleva. Fu Kanzler che disse che gli zuavi e l'armata pontificia che difendeva le mura di Roma doveva difendersi, doveva scrivere, anche se bagnata nel sangue, una pagina di onore. Francesco, c'è da dire questo, che c'è un altro sconfitto comunque di questa vicenda. Perché quando lui l'aveva tentata già molto tempo prima, più volte, però ogni volta che lui combatteva perdeva sempre, tranne che almeno sulla penisola italica. Anche questa volta hanno fatto
Garibaldi non è uscito bene, perché Garibaldi no, che ha avuto la strada spianata per gli ovvi motivi che noi sappiamo della geopolitica, che gli ha permesso di poter vincere la guerra delle porte aperte, così veniva preso in giro Garibaldi. Per quanto riguarda Roma, più volte ci aveva tentato, ma non c'era mai riuscito, addirittura preso anche a calci, anche linciato dai contadini stessi, lui se dovette scappare, mi sbaglio. Guarda, qui parliamo del 1867, novembre, 3 novembre 1867, è il periodo della guerra rivoluzionaria, perché la guerra contro quel che rimaneva dello Stato di Roma, diciamo, ebbe tre fasi. La prima fase, la fase del terrorismo. I comitati insurrezionali filo-italiani che cospiravano a Roma compivano attentati e ammazzavano sacerdoti, zuavi, altri ufficiali e soldati pontifici. Questa guerra va avanti fino al 64, poi il colera 65-66 e poi comincia la guerra rivoluzionaria, cioè le bande garibaldine sono convinte di poter entrare in Roma e di trovare un utile consenso fra la popolazione romana, cosa che non avviene, tant'è che quando attraverso il Tevere portano le armi in Roma, i cosiddetti i mitici fratelli Cairoli vengono ammazzati dalle truppe pontificie, dai gendarmi pontifici, in uno scontro a fuoco. Ecco, è stata cancellata la pagina tecnica dello scontro a fuoco per esaltare l'eroismo di questi due fratelli, ma questi due fratelli sapevano cosa andavano a rischiare, per cui costruire un profilo di eroi a militanti rivoluzionari mi sembra eccessivo, ma comunque il loro mito si è imposto attraverso una storiografia falsa e attraverso l'immortalità nelle strade che subito furono dedicate a loro e a tutti gli episodi, a tutte le battaglie di questo periodo. Comunque la guerra rivoluzionaria termina il 3 novembre 1867 con la fuga disperata di Garibaldi oltre il confine pontificio, perché aveva il sacro terrore di essere arrestato, ma non dagli italiani, non dall'esercito italiano che l'aveva mandato a Caprera e lo era andato a riprendere da Caprera, ma dall'esercito pontificio, che forse gli avrebbe potuto far passare un brutto guaio. E poi c'è un altro momento di tregua, il 68 e il 69, per ricominciare nel 70, quando i francesi sono in crisi, per cui l'alleanza con i francesi può venir meno, si può tradire quell'alleanza, si può dichiarare finita l'alleanza con la fine dell'impero francese. Ed ecco Portapia come nasce. Vabbè, il doppio giochismo sempre del savoiardo sabaudo che inizia le guerre da una parte e le finisce dall'altra. Questa è stata la triste situazione, però per me scrivere un libro sulla storia degli zuavi pontifici l'ho ritenuto un atto doveroso per restituire memoria a un esercito che nei momenti più difficili della storia dell'umanità, quell'Ottocento che si avviava alla conclusione rinnegando la fede, rinnegando le certezze della verità ultramontana, loro scrissero una pagina che torna a onore dello spirito cattolico e che ci fa sperare nel futuro. Mai nulla è perduto, quando si ha la volontà e la fede di combattere, mai nulla è perduto. Francesco, non dimentichiamo che ancora oggi ogni anno ci sono 200.000 cattolici martiri che vengono ammazzati per difendere la fede. Non accade più nella posta d'Europa, nella laica Europa, nell'atea Europa, ma in tutto il mondo sono 200.000 all'anno che muoiono per difendere la fede cattolica, sono tanti. Sono veramente tanti. Non dimentichiamo cosa sta accadendo ai confini con la Turchia, con un popolo che è stato già massacrato prima della Prima Guerra Mondiale e che ora continua a essere massacrato sotto il silenzio totale di tutte le potenze mondiali. E questo è molto triste. Per spostarci un po' più giù, basta vedere quello che stanno subendo il popolo yemenita nel difendere la propria terra dall'invasione saudita. Milioni e milioni di morti. Esatto, proprio così.
Francesco, prima di chiudere, si può dire adesso, bisogna dirlo perché questo lo ripete sempre la Pellicciari, ma io sono pienamente d'accordo con lei, ma un po' tutti, che il Risorgimento è soprattutto un movimento anticattolico? Assolutamente, è la verità. È la verità. Guarda, gli artefici intellettuali del Risorgimento, Mazzini, Luigi Settembrini, cosa dicevano? Mazzini, chi è Dio? Dio è il progresso. E gli faceva eco Luigi Settembrini, il mio Dio non è il Dio di Don Gerardo Bacher, il mio Dio è il progresso. Questo, sì, il progresso era la nuova rivelazione per loro. Esatto. Questo, quindi completamente il Risorgimento è anticattolico, ma sai da dove lo vedi pure? Il Risorgimento, i risorgimentali studiosi hanno sempre fatto finta che non esistessero le bandiere italiane, l'insorgenza italiana del 96-99, perché per loro era una vergogna ed era di disturbo ammettere che le popolazioni italiane furono l'ultima volta che furono unite nel cacciare l'invasore straniero che voleva distruggere la fede cattolica. Infatti lo stesso Mazzini esaltò il sanfedismo condannandolo alla Repubblica, sedicente Repubblica Napoletana. Quindi anche per questo, poi sappiamo tutti che se tu per esempio sai che cosa devi fare, qualche trovi a Castellino del Biferno, dall'amico Enrico Fratangelo, lì ci sono, ti devo mandare le foto, che lui non se ne era accorto, lo notai io quando arrivai lì, mi posso vantare di questa attenzione che nessuno ha avuto. Lì c'è proprio una cappella dove sta scritto la prima guerra mondiale, detta come la quarta guerra di resistenza, perché tu sai che per i risorgimentali e per la massoneria il Risorgimento termina con la prima guerra mondiale e la definiscono la quarta guerra di indipendenza. Sì, infatti è stato sempre detto. E a fianco a un'altra cappella, un'epigrafe che esaltava Leone XIII, quindi in latino. Quindi lì c'è, in quel piccolo centro ti faceva capire lo scontro in atto che c'era comunque tra i galantuomini, tra il laicismo, tra i risorgimentali, i giacobini italiani e Leone XIII che ancora... quindi i seguaci sudditi, i cattolici ancora andavano, prestavano il loro servizio, non dico armato, ma ideologico verso la Chiesa rappresentata da Leone XIII. Quindi quei 70 anni dal 1860 fino alla prima guerra mondiale se ne parla poco, ma è successo di successo tanto. Sì. A concludere, cosa vuoi dire, Francesco? Guarda, io scrivendo questo libro che... vuoi far rivedere la copertina e chi lo ha pubblicato? L'editore? L'ha pubblicato Solfanelli, che è un bravo editore di Chieti, bravo e coraggioso. Ecco, questo libro che in copertina, in prima di copertina c'è un episodio della battaglia di Mentana e in ultima di copertina c'è il ritratto dell'alfiere Alfonso di Borbone, fratello che aveva appena detto di Carlo VII, questo è un pastello che è stato fatto da un mio cugino, colonnello di artiglieria che vive a Milano. Questo libro è un libro di 450 pagine, guardate, proprio è lo studio di 10 anni di attività, ricco di note, diciamo è un libro documento. Forse un po' difficile da leggere, pesante da leggere, ma è un libro di formazione per i militanti cattolici. In futuro farò qualcosa di più agile, spaccherò gli argomenti, anche perché qui c'è stato subito un attacco veramente ingiustificato, forse dovuto a rancori personali, perché mi è stato contestato di aver parlato quando gli zuavi pontifici nel 64-65 furono utilizzati per la caccia ai briganti. Io uso il termine briganti per definire questa caccia e poi parlando degli insorgenti napoletani li definisco legittimisti. E mi è stata rivolta l'accusa di manicheismo. Il problema è che gli zuavi pontifici furono utilizzati contro i manutengoli, contro i briganti delinquenti e soprattutto, in un particolare caso, che è stato poco studiato dalla storia, contro bande di briganti politici organizzate dai piemontesi, o meglio dall'esercito italiano, per distruggere, attraverso le nefandezze che queste bande compivano, per distruggere il mito della resistenza armata all'unità d'Italia.
Questo no, me ne hai parlato già in altre occasioni di questa cosa, sai, il problema sai qual è? Lì c'è uno stato confusionale enorme, poi la propaganda e poi il doppio giochismo di quel periodo fu tanti, manutengoli sono quelli che più si sono arricchiti da quelli che prendono, facevano il doppio gioco, prendevano i soldi dai briganti politici, quelli insorgenti, e poi li pigliavano dai loro dai galantuomini che cercavano le notizie, erano abilissimi a giocare. I veri protagonisti, se ne parla poco, ma i veri protagonisti di quel periodo furono proprio i manutengoli, che si sono arricchiti pesantemente. Li abbiamo visti che se, alla fine di tutte queste vicende, con enormi possedimenti terrieri, perché loro si sono veramente hanno avuto un'occasione storica. Non dimenticano che nel 1867, mentre Garibaldi cercava l'ennesima volta di conquistare Roma, ci fu il trattato di Cassino, dove a Cassino ci fu l'accordo tra il Stato piemontese e i papalini, che praticamente non davano più governo, ospitavano più i fuoriusciti, i briganti insorgenti napoletani, che molte volte sa che si rifugiavano nello Stato piemontese per sfuggire. Certo. Lì è cambiato un po' tutto. Comunque questa è un'altra storia, quando tu avrai delle notizie più precise su questa vicenda... Sto dedicando uno studio particolare alla lotta contro il brigantaggio da parte degli zuavi. Diciamo potenti. Alla napoletana maniera, i briganti pezzottati, insomma. Ti volevo dire questo, quello che rimane di Roma, Mazzini si magnificava l'esistenza della terza Roma, no? Dopo quella imperiale, ma lì doveva nascere quella repubblica. Che già dopo pochi decenni Gramsci lo ha falcidiato, e già a metà degli anni 20 Gramsci disse che sulla terza Roma, insomma, bisognava stendere un velo pietoso, e sì, oggi lo vediamo in che condizioni si trova. Francesco, un saluto, o hai qualcos'altro? No, siamo a posto così. Ah, stavo concludendo il discorso sulle motivazioni psicologiche del libro. Ho voluto scrivere questo libro per narrare le gesta di un mondo, e mi è accaduto una cosa particolare, cioè una sorta di trasposizione nel tempo e nello spazio. Insomma, alla fine del libro, quando ho messo la parola fine, io volevo partire per andarmi ad arruolare tra gli zuavi pontifici. Bella cosa questa. Io mi sento bella più forse per la mia nascita, io mi sento molto più un sanfedista. Credo di essere un fan sanfedista più che un zuavo. Ma tu appartieni a quelle che giustamente sono state definite le terre irredente del sud, l'alta terra di lavoro. Bravo. Abbiamo dato tanto. Francesco, io poi ti faccio una sorpresa per il video finale, non ti anticipo nulla. Abbiamo riniziato la stagione dei convegni, delle trasmissioni storiche con te proprio il 20 di settembre, dopo la pausa estiva, e non potevamo iniziare abbiamo iniziato nel modo migliore, grazie a te, grazie ai tuoi zuavi, e grazie soprattutto che in poche parole, con poche nozioni, hai cercato di far capire lo spirito che ha accompagnato la caduta del più antico Stato europeo, che era quello papalino. E soprattutto hai dato modo ai nostri spettatori che vogliono approfondire questi argomenti di poter acquistare il libro giusto per poter studiare e approfondire. Grazie Francesco, sicuramente ci vedremo per altre cose, ti sequestreremo per altre situazioni simili. Con immenso piacere, sono sempre presente. Perché sei una biblioteca vivente, quindi... Ma certo, per gli anni che mi vengono davanti, di fare la mia parte e di difendere la nostra bandiera. È una bandiera di fede. Ognuno fa la sua, e tu la fai molto bene. Grazie ancora Francesco. Grazie. Ciao Claudio. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao. Fu conosciuto come il Battaglione dei Tiragliatori Pontifici. Nel 1860 riunì giovani cattolici giunti da ogni angolo d'Europa allo scopo di difendere con le armi la libertà della Chiesa e del Papa Re, rispondendo così all'appello levatosi da numerosi sacerdoti. Nel gennaio 1861 divenne Battaglione degli Zuavi Pontifici, più tardi venne trasformato in Reggimento.
La sua storia durò in tutto poco più di 10 anni, vissuti intensamente e ricordati nel volume Gli Zuavi Pontifici e i loro nemici, scritto da Francesco Maurizio Di Giovine. Rappresenta il primo saggio completo sull'argomento e propone peraltro anche significative testimonianze. Rivivono in queste pagine fatti storici come il tributo di sangue versato dai volontari che furono vittime di malattie, di incidenti, di agguati, di atti di terrorismo, ma rivivono anche la vita di guarnigione, la lotta al brigantaggio, le opere caritatevoli e umanitarie compiute soprattutto durante l'epidemia di colera con i soccorsi apportati alla popolazione del Lazio meridionale e poi ancora la guerra rivoluzionaria del 1867, infine l'eroica difesa di Roma durante l'invasione del settembre 1870. Queste immagini immortala la benedizione impartita da Papa Pio IX alle sue truppe in piazza San Pietro il 25 aprile 1870. Qui vi erano 20.000 soldati tra svizzeri e francesi. E questa fu l'ultima benedizione prima della breccia di Porta Pia, l'8 settembre di quello stesso anno. Il libro presenta anche protagonisti dell'epoca, quali l'alfiere Alfonso Carlos di Borbone, fratello del pretendente legittimista al trono di Spagna, Carlo VII.